Onorevole Lucaselli, un vostro giudizio sulla manovra che sta per essere approvata in CDM probabilmente giovedì, luci ed ombre. Soprattutto ombre, direi, è una manovra in deficit per oltre 23 miliardi e anche in questa occasione il governo non si è smentito e continua a spendere soldi che provengono da debito degli italiani e che gli italiani dovranno pagare per il reddito di cittadinanza e per delle misure che in realtà non aiutano il rilancio economico del Paese. Basti pensare che per la sbandierata riforma fiscale alla fine vengono destinati soltanto 7-8 miliardi forse, misure alle quali abbiamo già assistito e che non sono mai state impattanti, quindi anche questa volta in realtà la riforma fiscale non ci sarà. Non si incentiva il lavoro, non si aiutano le imprese, insomma una manovra che sicuramente non parla di rilancio.